motore, azione! Le recensioni cinematografiche del Ganzino. Che film c'è oggi al cinema? La misura del dubbio, di genere legal thriller, dura circa un'ora e 55 minuti. Visto il 22 settembre a Pisa, alla multisala Odeon, che l'ha proiettato in formato widescreen senza alcuna interruzione, con una buona affluenza di spettatori. Dici qualcosa sulla storia di questo film? Quando il dubbio processuale non convince. Un uomo viene accusato di aver ucciso la moglie, l'avvocato Jean Monnier, che non difende più nessuno da anni, per fare un favore alla moglie ne assumerà l'incarico, ma ci sono dei segreti nascosti. Cosa c'è di bello e meno bello? Daniel Auteuil è ancora una volta il regista e interprete dirigendo questo film che in Francia definiscono nella tradizione della narrazione processuale. Infatti è una delle storie vere pubblicate dall'avvocato Jean-Yves Moyart, che è considerato il John Grisham francese e ambientato nelle campagne del sud della Francia. La vicenda è tutta vissuta dal punto di vista dell'avvocato protagonista e incentrata sul rapporto tra l'imputato e il suo difensore, che sa anche di fiducia e confidenza e che lo spettatore desidera, quella cioè che riguarda il genere qui legal thriller qui made in France. Il risultato raggiunto è senza dubbio da fare invidia ai film hollywoodiani del genere. Naturalmente non manca la sorpresa finale. Quindi, in conclusione, si può andare a vedere? Certo, il film è interessantissimo, anche se la colonna sonora non è adatta né al tema né al genere.